Arriva, arriva il profumo, ma chissà se a tutti questi nostri ospiti, quindi dai serpenti ai cinghiali, ai roditori, come stavi raccontando tu, piace o no il caffè, perché sapete che a noi sicuramente, ma ci sono addirittura oltre 40 modi per poter fare il caffè. Allora, intanto in che modo? Ognuno a casa se lo fa nel proprio modo, noi in studio cercheremo di darvi anche una soluzione per renderlo il più piacevole possibile, ma diamo il buongiorno a Raimondo Ricci, torrefatore e imprenditore del caffè, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E Jacopo Indelicato, esperto del caffè, al quale tra poco chiederemo anche come fare il caffè a casa e come prenderlo al bar. Intanto vengo da lei perché, allora, l'anno scorso proprio, nello stesso punto, io ho acquistato il caffè e l'avevo pagato un euro, giusto, paro. Adesso, stamattina, l'ho pagato 1,50 euro, proprio per i rincari. Non è più per tutti il caffè, allora? No, non scherziamo. No. Non scherziamo, il caffè è una cosa proprio italiana, popolare, quindi non sarà mai un lusso. Certamente ha avuto dei rincari e quindi l'esercente è stato costretto. Se lei pensa che sono 20 anni che il caffè su per giù sta a un euro, Non è mai aumentato. Non è mai aumentato. Quindi, storicamente, il caffè ha sempre seguito altre merci, come potrebbe essere nel caso a Roma il biglietto dell'autobus, il conto corrente postale e il giornale. Negli anni 70, 500 lire, 500 lire, 500. Negli anni 80, 700, 700. E perché a volte dovremmo conoscere, dovremmo sapere anche tutto quello che c'è dietro quella tazzulella di caffè, cioè quanto lavoro c'è dietro. C'è un po' come anche la pasta, il piatto di pasta. Sicuramente. Allora, facciamo magari anche un viaggio con lei. Quante varietà ci sono? E poi agli italiani, qual è il caffè che piace di più? Allora, di razze del caffè ce ne sono tante, però commercialmente le più usate sono due. Ad esempio qua abbiamo Santo Domingo, Indonesia, India, poi abbiamo Etiopia, Colombia, Cuba, Yemen. Ecco, intanto quanto cambia? Cioè, paese che vai e cambia anche la qualità del caffè? Certamente, sono 80 i paesi produttori di caffè e come succede nel vino, ogni paese riesce ad esprimere, secondo il territorio, il clima, un caffè diverso o un vino diverso. Qui ho portato alcuni dei più rappresentativi, ma ce ne sono tantissimi, con tutte caratteristiche diverse. Ci sono caffè più forti, più leggeri, più aromatici, con dei retrogusti. Qui ci abbiamo espresso, mocha, filtro. Sì, qui ho portato delle macinature diverse, perché il caffè poi, quando andremo ad estrarlo con vari macchinari, lo dobbiamo macinare giusto per la macchina. Quindi l'espresso è molto fine, perché nelle macchine espresse c'è una pompa che manda l'acqua a 9 atmosfere, quindi bisogna creare un impedimento all'acqua. La moca, che lavora a 1,5 atmosfere di pressione, è una macinatura media, mentre il filtro, che va per caduta, come queste macchine che usano i tedeschi, gli americani, quindi ha bisogno di una granulosità più grande in modo che l'acqua riesca a penetrare. Allora, altra cosa che incuriosisce è proprio il colore. Sì. Perché è così diverso? Uno è più tostato, l'altro meno? Sì, questo è crudo e viene chiamato verde nel gergo del caffè, perché appunto è un po' verdino. Ma questo dobbiamo aspettare anche un processo oppure già è questo pronto? Questo è crudo, va tostato. Lo dobbiamo tostare, quindi una volta tostato diventa così. La tostatura è una cottura. Ok. Quindi, peccato che non possiate sentire anche il profumo qui certo, a casa. Certo. Ma adesso però, Jacopo, vengo da te, perché non tutti prendono il caffè a casa con la moca, se lo fanno. Vanno al bar. Qual è il miglior modo per capire però qual è il caffè più buono? E poi spesso è anche un po' di amaro, sì, ma a volte è come se fosse anche troppo bruciato, sembrerebbe. Perché? Allora, facci vedere. Sicuramente quella che può essere la qualità del caffè, ma ci sono diversi accorgimenti che dobbiamo fare sulla macchina del caffè espresso per far sì che il caffè sia sempre buono senza avere questo sentore di amaro che possiamo ritrovarci. Ad esempio, per prima cosa dobbiamo sempre avere il portafiltro bello pulito. Ok. Quindi tutte le volte che andiamo a fare da un caffè al successivo dobbiamo sempre pulire il portafiltro, perché non abbiamo residui di caffè del caffè precedente che ci porta ulteriore amaro, e addirittura un risciacquo, questo risciacquo che mi elimina il residuo del caffè precedente. Ecco, ma scusa Jacopo, che dobbiamo fare però nel momento in cui noi siamo al bar e vediamo la persona che ci sta facendo il caffè, nel momento in cui ha appena fatto il caffè a qualcun altro dovremmo dire no, aspetta, pulisci il filtro?
Sarebbe bello. Ah, sì, sarebbe interessante, bello interessante. Poi sì. Se la prenderanno con lui direttamente. Sì, quindi, sì, sì. Ok, quindi pulire comunque il filtro e far uscire un pochettino d'acqua. Esattamente. Perfetto, poi? A questo punto andare a macinare al momento il caffè. Abbiamo una macinatura istantanea. Dobbiamo sapere che dopo circa 15 minuti il 70% delle proprietà aromatiche volatizzano. E poi andiamo a dare una pressione di circa 15-20 kg per poter andare ad estrarre tutto l'aromaticità del caffè sul panetto. A questo punto, molto semplicemente, vado ad attaccare e metto sotto le tazzine per il mio espresso. Wow, ed è pronto. Ed è pronto. Ma quando, ecco, invece è bruciato il caffè, è dovuto da che cosa? Possono essere più fattori. Sicuramente la qualità del caffè incide e la manutenzione della macchina. Diciamo che maggiormente è la qualità del caffè. Quando si sente quel amaro, quell'astringente, prevalentemente c'è molto caffè robusta che ha proprio questa qualità, diciamo, di avere questo sapore molto forte. Allora, noi abbiamo cioè sappiamo che sì. Ce ne sono tantissimi di varietà, però noi andiamo solamente a due. L'arabica e robusta, cioè noi conosciamo sì. Solo quelle alla fine. Le possiamo sintetizzare. L'arabica è dolce, delicato, poca caffeina. Ah, arabica è dolce, delicato, poca caffeina. Con dei retrogusti, okay. Mandorla, nocciola, cioccolato, quindi tutti i sentori positivi, buoni. La robusta è più forte, lo dice la parola, è una pianta robusta e crea questo amaro, un po' più astringente in bocca, fa aumentare la salivazione. Ma quindi lei che ci consiglia, oltre al piacere, però tipo la mattina prendere quella robusta, quindi quella più allora, forte che quando... dobbiamo partire, e la sera quando vogliamo andare a dormire prendiamo magari l'altra? Sì, quando lei torna dalla discoteca alle 6 del mattino e deve condurre, uno mattina, allora un bel robusta, okay. Così si carica. Mi conosce bene. Invece altrimenti, di pomeriggio, un bel arabica, dolce, delicato, così la sera dorme tranquillo. Ecco, e a casa si fa lo stesso modo oppure con la robusta dobbiamo avere qualche accortezza in più? Ma pensi che con la moca c'è anche un'estrazione che aumenta la caffeina, okay. Quindi in realtà l'espresso è demonizzato perché ha un sapore molto forte ma ha meno caffeina di un caffè fatto con una moca. Ok, allora adesso invece vengo a te perché ci devi dare anche consigli per quando facciamo il caffè a casa con la moca. Abbiamo la moca, non veniamo da voi al bar e via dicendo, come la dobbiamo fare la moca? Allora sicuramente acqua... Io ti dico come la faccio, posso? Certo. È bellissimo perché quando tu smonti alla parte sotto metti l'acqua, arrivi fino a dove c'è la valvola, esatto. Io a metà della valvola preciso un po'. Benissimo. E poi in realtà ho letto sul copione che ce ne serve un po' di più e ho capito una cosa che non va fatta, qual è? Che una volta che metti io inizio a fare quella montagna, cioè come se facessi proprio, capito, il cervino, quella montagna perfetta, che poi mi dispiace quando mi metto la parte sopra perché la vado a schiacciare. No, assolutamente no, la montagnetta non ci vuole, è un mito da sfatare questo. Bisogna andare a distribuire il caffè in modo uniforme all'interno del nostro filtro, ma senza montagnetta, senza pressare. Ah, quindi non dobbiamo schiacciare? No. Quindi uno pensa, più caffè mettiamo e meglio è, invece no, si sbaglia? Sì, sì. Assolutamente, okay. Perché andiamo a tirare fuori questo amaro di cui stiamo parlando. Ok, poi qua ci sono anche due versioni, due scuole. Una volta che si mette sul fuoco, chi lascia il coperto aperto e chi lo lascia chiuso? Dobbiamo tenerlo aperto e poi quando arriviamo a metà del serbatoio lo andiamo a chiudere per mantenere le aromaticità. E poi sicuramente il cucchiaino in fondo alla fine per andare a mescolare le sostanze che si sono depositate sul fondo durante l'estrazione. Grazie. Curiosità, sì. Il consiglio per prendere un buon caffè, visto che abbiamo appena raccontato anche il fatto che comunque è quella situazione sociale, lo stare insieme. Io da napoletano, qual è la prima cosa che si fa? La vuole una tazza di caffè? Se tu certo. dovessi dir di no, noi ci offendiamo quasi, certo, non va giusto, bene. No, no. Ecco, quindi qual è il momento giusto per prendersi il caffè? Riprendiamoci anche il nostro tempo. Innanzitutto è sempre giusto il momento per prendere un caffè. Però dedichiamogli un attimo a questo caffè, non prendiamolo come una persona così e scappiamo. Degustiamocelo come se fosse un calice di vino, sentiamone il profumo, teniamoci in mano la tazzina, sorseggiamolo, cerchiamo di recuperare questi sentori che ci dà il caffè. Altrimenti entriamo in un bar, prendiamo il caffè e scappiamo. Non si fa così. Vorrei quasi dire che deve essere un'emozione. Un'emozione. Allora, ma questo è buono il caffè? Sì. Sì? No, mi dicono di no. Io no, come no? L'ha fatto il caffè qui in diretta. Si può prendere? No, mi dicono di no. Purtroppo no. Allora, la TV è anche finzione, però faccio finta, è teatrale.
Che buono. Quando siamo, è sempre buono. E se è pieno, non l'ho bevuto per niente. Grazie, ringraziamo i nostri ospiti, Jacopo Indelicato, Raimondo Ricci, grazie per essere stati con noi. E allora fateci sapere, mandateci anche video di come fate il caffè.